c'è l'Equus Troianus, il cavallo di Troia, che narra appunto lo stratagemma con cui i greci conquistarono la città di Troia. Ultimo titolo di tragedia di argomento troiano è Ermione, che narrava della bellissima figlia di Menelao ed Elena, che era stata promessa sposa al cugino Oreste, che era figlio di Agamennone. Dopo la guerra di Troia, invece, fu data in sposa a Neottolemo, il figlio di Achille. Oreste però uccise il rivale. Le altre tre tragedie sono di argomento non troiano e sono Danae, che racconta la celebre vicenda del re di Argo, Acrisio, a cui fu predetto che sua figlia Danae avrebbe messo al mondo colui che l'avrebbe ucciso e per questo fece rinchiudere la figlia in una torre. Ma Zeus la raggiunse nella torre nelle sembianze di una pioggia d'oro filtrata dal tetto e si unì a lei. Da questa unione nacque Perseo. Acrisio allora cercò di sbarazzarsi di entrambi, rinchiudendoli in una cassa e gettandoli in mare. Ma Danae e Perseo furono salvati e poi ospitati da Polidette, il re dell'isola di Serifo, il quale sposò Danae. La profezia poi si avverò perché accidentalmente Perseo uccise suo nonno. Poi abbiamo la tragedia Andromeda, tratta dalla tragedia di Euripide, che narra di Perseo, che divenuto adulto, salvò Andromeda, una fanciulla data in pasto ad un mostro marino. Questa fanciulla era la figlia del re dell'Etiopia, Cefeo, ed era talmente bella che sua madre Cassiopea se ne vantava e osò addirittura proclamare che sua figlia era più bella anche delle Nereidi, le ninfe marine. Ma Poseidone, per punire la vanagloria di Cassiopea, mandò un mostro marino a devastare la regione etiopica. Un oracolo predisse che la terribile calamità si sarebbe fermata solo se Andromeda fosse stata sacrificata al mostro. Così Cefeo fu costretto ad incatenare sua figlia ad una roccia nell'attesa che la creatura la divorasse. Ma Perseo la trovò, uccise il mostro, la liberò e ne ottenne la mano. L'ultima tragedia è Tereo. Tereo era il re della Tracia, sposato con Procne, dalla quale aveva avuto un figlio, Iti. Tereo sedusse sua cognata Filomela, la nascose nella foresta, tenendola prigioniera e a sua disposizione, e per farla tacere sull'accaduto le tagliò la lingua. Poi raccontò alla moglie che la sorella era morta, ma Procne, grazie ad uno stratagemma di Filomela, venne a sapere la verità e la liberò. Poi, per vendetta, insieme a sua sorella, fece a pezzi Iti e lo servì a tavola sul piatto di Tereo, che mangiò così suo figlio. Il re si accorse della macabra vendetta solo quando la moglie gli presentò la testa del bambino. Allora Tereo, furente, si scagliò contro le due donne con la spada sguainata, ma Zeus intervenne ed evitò che esse fossero uccise, trasformando tutti e tre in uccelli. Procne fu trasformato in rondine, Filomela in usignolo e Tereo in sparviero o upupa, a seconda della versione. Invece, per quanto riguarda le commedie di Livio Andronico, l'unico titolo che ci rimane è Gladiolus, tradotto lo spadino, che forse raccontava le vicende di un soldato fanfarone. Andiamo ora a vedere quali sono le caratteristiche del teatro di Livio Andronico. I suoi modelli per le tragedie erano i grandi tragici greci del V secolo a.C., e quindi Eschilo, Sofocle ed Euripide. Per le commedie, invece, prese a modello la cosiddetta Commedia Nuova, il cui maggiore esponente era Menandro, vissuto nella seconda metà del IV secolo a.C. La Commedia Nuova si differenziava da quella cosiddetta antica per l'assenza di spirito satirico e polemico. Però nel teatro di Livio Andronico ci sono anche delle novità, che differenziano il teatro latino arcaico da quello greco. Queste novità riguardano l'espansione delle parti cantate, cioè quelle con l'accompagnamento musicale, rispetto alle parti recitate, e il metro. Infatti, Livio Andronico utilizzò il senario giambico per le parti recitate e il settenario trocaico per le parti cantate. Questi sono i versi che caratterizzano l'intera tradizione teatrale latina, anche se nelle parti cantate vennero usati anche altri tipi di versi. Essi derivano da due versi greci. Senza fare un discorso approfondito, una lezione di metrica latina vera e propria, vediamo come sono fatti questi due metri teatrali. Il senario giambico è formato da 6 piedi giambici. Il piede sarebbe una breve unità formata da un numero fisso di sillabe e marcate da un accento. Il giambo in questo caso è il piede formato da una sillaba breve, graficamente segnata da una specie di U,
e una sillaba lunga che si rappresenta con un trattino, una specie di meno. Nel sesto piede del senario giambico la prima sillaba è sempre breve, la seconda è indifferentemente breve o lunga. Però nei primi cinque piedi la lunga è sostituibile con due brevi e la breve con una lunga o due brevi o con due brevi. Con queste sostituzioni si ottengono i seguenti piedi, che vedete qui elencati. Ovviamente con le sostituzioni il numero delle sillabe del verso cambia. Lo schema di base ha 12 sillabe, ma con le sostituzioni esse aumentano. Questo è lo schema di base del senario giambico. Vedete le sillabe brevi e lunghe che costituiscono i piedi del verso. Notare che l'accento cade sulla seconda sillaba, e cioè quella lunga. Da questi accenti deriva la cosiddetta lettura metrica dei versi latini. È da sottolineare però che questa lettura tramite accenti, che insegnano a scuola, non corrisponde alla lettura originale che facevano i romani. Infatti il verso latino, come pure quello greco, non è basato sugli accenti delle parole, ma sulla quantità delle sillabe. E quindi l'alternarsi di sillabe brevi a sillabe lunghe produceva un ritmo melodico che noi non siamo più in grado di riprodurre, perché non abbiamo più il senso della quantità. E quindi dobbiamo ricorrere agli accenti tonici. È da sottolineare inoltre che la lettura che si fa nella prosa è diversa, in quanto gli accenti della prosa sono diversi, e dunque la stessa frase suona differentemente a seconda se essa viene letta in prosa o in versi. Infatti in prosa vale la cosiddetta regola della penultima sillaba, ovvero l'accento cade sulla penultima sillaba se essa è lunga, oppure sulla terzultima sillaba se la penultima è breve. Vediamo ora brevemente anche il settenario trocaico. Questo verso è formato da 8 trochei, dove il trocheo è il piede formato da una sillaba lunga seguita da una breve. L'ultimo piede, però, è privo della sillaba breve. Sillabe brevi e sillabe lunghe sono sostituibili nello stesso modo del senario giambico. Questo è lo schema e vedete che l'accento cade sulla prima sillaba, che è quella lunga. Chiusa parentesi, torniamo alle opere del nostro Livio Andronico e vediamo quella più importante, ossia l'Odusia. Essa altro non è che una sorta di traduzione dell'Odissea di Omero, di cui ci restano ben 51 frammenti. I libri di cui abbiamo più frammenti sono il primo, l'ottavo e il quarto. Traduzione del testo in questo caso si intende fra virgolette, perché nel titolo Andronico ha conservato il nome greco del protagonista, cioè Odisseo, ma in realtà poi all'interno del poema lo chiama Ulixes e dunque usa il nome latino. E lo stesso fa per tutti i nomi di cui esisteva un equivalente latino. E dopo vedremo un esempio di questo. Infatti l'intento era quello di rendere il testo omerico il più vicino possibile ai romani, per eliminare ogni difficoltà di comprensione. Così Andronico sfruttò le caratteristiche della poesia tradizionale romana, cioè i carmina, e quindi usò il verso saturnio e le figure retoriche caratteristiche, soprattutto l'allitterazione. Un'altra caratteristica sul piano linguistico dell'Odusia è il ricorso ad arcaismi, cioè l'uso di parole che già all'epoca di Livio Andronico non erano più usate nella lingua corrente. Il loro uso conferiva al poema un tono antico e solenne. Invece questo non avviene nelle opere teatrali dello stesso Andronico, nelle quali egli preferì un tono colloquiale, cioè una lingua più vicina al latino parlato dell'epoca. D'altronde anche in Grecia epica e teatro erano generi diversi che avevano da secoli caratteristiche linguistiche e stilistiche diverse, per cui Andronico non fece altro che riprodurre in latino queste differenze.